Fare in modo che la scuola non contribuisca a far crescere cittadini di serie A e di serie B, dando invece a tutti gli studenti l'opportunità di sviluppare competenze e capacità adeguate alle loro possibilità. È l'intento dell'accordo di programma che è stato sottoscritto dalla città di Torino, dalla città metropolitana, dalle ASL Torino 1 e 2, dall'ufficio scolastico territoriale, dagli istituti scolastici statali e dalle agenzie formative, per favorire l'integrazione degli studenti con disabilità, prevista sia dalla legislazione nazionale che da quella regionale. Come sempre, quanto scritto dal legislatore deve tradursi in atti concreti e quelli previsti dal protocollo, approvato nell'ultima seduta del Consiglio metropolitano, sono azioni ed impegni precisi, come conferma la consigliera metropolitana Domenica Genisio, delegata all'istruzione, al sistema educativo, alla rete scolastica e alla tutela dell'infanzia. Questo accordo di programma nasce dalla legge 104, che è la legge nazionale di tutela della disabilità, che ha un principio fondamentale di poter inserire nel percorso di istruzione e formazione ogni ragazzo, offrendogli gli strumenti idonei a superare il suo handicap, che ormai anche l'OSM lo chiama così, che è una diminuzione di performance, per cui a lui servono dei percorsi individualizzati il più possibile per potergli fare il percorso uguale a quello che fanno gli altri ragazzi. È un accordo inclusivo di tutti, nonostante le eventuali differenze.